intanto che partita ha visto? Sicuramente particolare. È una partita molto maschia, con un campo molto difficile. Siamo riusciti a vincerla. Che devo dire, sono contento perché il risultato fa sempre felicità a tutti quanti. Anche in 10 loro ci hanno messo un po' in difficoltà, il portiere nostro ha fatto due buoni interventi, anche se devo dire che il migliore in campo è stato il vostro portiere. Vedi che insomma riesce a recuperare dopo una gara, quella contro il Siena, dove probabilmente la formazione laziale non meritava la sconfitta. Lo so, però i punti persi non te li dà nessuno, quindi noi dobbiamo far tesoro degli errori che abbiamo fatto in precedenza, perché noi abbiamo perso 3 turni, ma sicuramente non meritavamo di perdere, però il calcio è questo, accettiamo i risultati sul campo. Che Foligno ha visto? Ma pensavo di vederlo meglio, come lo descriveva, da come era partito. A parte che oggi giudicare le squadre con questo campo è molto difficile, quindi diciamo è rimandato alla prossima partita. Grandi sorrisi all'inizio prima del match con Damaschi, alla fine invece chi sorride solamente... Cioè, con Damaschi siamo stati insieme a Perugia, ci conosciamo molto bene, quindi c'è rispetto, e l'importante è che ci siano queste cose, perché sennò il calcio non sarebbe più un divertimento. Bocca al lupo. Roberto, partiamo dal campo. Ha piovuto tantissimo nell'antecedente al match, ha piovuto tantissimo nel primo tempo, si doveva o si poteva magari aspettare un attimo per giocare? Ma guarda, in sede prepartita abbiamo chiesto all'arbitro di aspettare una mezz'ora per vedere cosa succedesse, c'è un tempo tecnico a regolamento perché stava smettendo di piovere, conoscendo il campo pensavamo che le condizioni migliorassero rapidamente, come parzialmente poi è successo, e invece ha ritenuto opportuno iniziare la gara immediatamente. Per me non c'erano le condizioni, però io faccio il direttore sportivo del Foligno, non l'arbitro. Per quanto riguarda un dato statistico invece sono arrivate altre 2 espulsioni, insomma bisogna capire, ecco, anche come arrivano, però insomma ci dice che il Foligno anche oggi è chiuso in 9. Ma allora non facciamo un'analisi della partita, se no ci giriamo intorno, parliamo della partita, ripeto, il Rieti non ha rubato nulla, nel senso che secondo me hanno approcciato su questo campo la partita molto meglio di noi, l'hanno inquadrata meglio. Sono comunque riusciti a gestire un minimo di fraseggio, cosa che a noi invece è venuta meno. Detto questo, anche abbiamo rischiato dopo l'1-0 il primo tempo, sostanzialmente noi abbiamo, come dire, comunque impattato la gara anche un uomo in meno. Nella ripresa abbiamo fatto più fatica perché andare sotto 1-0 per cercare di recuperare, abbiamo più rischiato che fatto, anche se realmente il portiere ha fatto 2 miracoli e ha evitato l'1-1. Sul nervosismo della squadra c'è, si percepisce un errore, dobbiamo imparare, come dire, a convivere con gli episodi che non ci piacciono, un errore vado indietro, da Matelica che è inamichevole, che cerco di correggere con la squadra, però poi se oggi vado agli episodi singoli che cosa vogliamo dire? Abbiamo fatto un'analisi onesta, seria, concreta, dopo 5 minuti però uno in meno ci devono essere loro e non noi, perché l'espulsione del portiere loro era sacrosanta, soprattutto se messa in relazione all'espulsione a me e Biscarini. Il portiere preso a palla fuori area con le mani, quando Fondi andava dritto in porta senza avversari in mezzo, insomma volontariamente non mancava assolutamente nulla per questa espulsione. E peraltro un atteggiamento dell'arbitro indisponente tra il primo e il secondo tempo, è stato capace di dirci che avremmo finito in 8 e che tanto oggi vi faccio vedere io, calci, pugni alla porta. Oggi ho assistito in quello che in tanti anni di calcio non avevo mai assistito, quello che sta succedendo però dal 7 di settembre. E quindi, come dire... martedì io devo andare a recitare un ritornello alla squadra, perché noi non possiamo continuare così, dobbiamo dimenticare un attimo la classifica e adoperare i prossimi 15 giorni 2 trasferte per cercare di rientrare in questo campionato. Resta inteso però che c'è una situazione di oggettiva difficoltà da 2 anni e mezzo a Foligno, qui parlo dal punto di vista personale di chi opera a Foligno con me nel gestire 1000 situazioni di difficoltà che tutti conoscono e dalle quali non se ne riesce a venire fuori. Bisogna gestire un campionato che, non voglio usare la parola falsato perché non voglio mettere, l'ho fatto una volta sbagliando, mi sono già scusato con il Siena in quella situazione,
Quindi non voglio mettere di mezzo l'onestà di nessuno, però resta il fatto che chi ha seguito queste partite del Foligno, soprattutto nelle ultime domeniche, non ha potuto non percepire una difficoltà estrema nel gestire i rapporti con i vari direttori di gara dentro e fuori dal campo. Episodi spesso come oggi la seconda espulsione, la seconda ammonizione di Ciurnelli sull'espulsione, insomma, gestiti sempre con due pesi e due misure, perché io l'errore ci sta tutto, però quando si sbaglia un po' da una parte, un po' dall'altra. Espulsione di Ciurnelli, la seconda ammonizione che l'ha determinata, è stato un fallo come ce ne sono state altre 50 in questa partita. Quindi perché quell'ammonito e tanti altri no? L'espulsione di Ciampa, insomma, ripeto, mi è parsa pesante, ma tutto l'atteggiamento che ha tenuto con la nostra panchina, di costante intimidazione, ti butto fuori, gioca il giocatore condizionato. Io non credo che oggi, come altre domeniche, in campo parlano solo i nostri, parlano anche gli avversari, per cui tiriamo una linea a quello che ho detto. La squadra si deve fare carico, e lo staff, di provare a voltar pagina, di rialzarsi in piedi, perché ho tutta la fiducia che questa squadra possa fare. Resta il fatto che abbiamo tutti quanti 15 giorni, cioè tre partite, per decidere quello che fare, perché se dobbiamo continuare a tribolare dentro o fuori dal campo in questa maniera non ha nessuna ragione, come dire, di essere. Facciamo calcio tutti per passione e per divertimento. Accetto la sconfitta, ripeto, fatti i complimenti anche oggi a Rievi, quindi mi sembra, no, il comportamento sportivamente parlando nostro è comunque di ampia correttezza. Però non possiamo andare tutte le domeniche a casa con l'amarezza di aver condizionato il nostro impegno di una stagione su episodi perennemente discutibili e unilaterali.